Ciao ragazzi, si è appena conclusa Juventus-Lecce e verrebbe da dire che Cristiano Ronaldo e Bernardeschi erano gelosi di quello che si è mangiato Gagliardini un paio di giorni fa e hanno provato ad imitarlo nel primo tempo, perché la Juve ha vinto 4-0, ma va detto che ha fatto una fatica incredibile e fin quando Lecce è rimasto in 11, Lecce ha giocato bene, ha messo anche in difficoltà la Juve. La Juve che ha vinto 4-0, ma è un risultato bugiardo. Adesso i tifosi della Juve mi tempesteranno di insulti, ma è così. La Juve non ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo quando Lecce è rimasto in 11. Poi la stupidaggine di Lucioni, per carità, cartellino rosso sacrosanto, però anche là Lecce ha resistito il primo tempo bene, senza soffrire tantissimo. È vero, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi si sono mangiati due gol incredibili, clamorosi, però Lecce è andato sullo 0-0, ha retto sullo 0-0. Nel secondo tempo, invece, la stanchezza, secondo me, dell'inferiorità numerica, del caldo, si è fatta sentire. Lecce è crollata la distanza. Il primo gol arriva, bellissimo gol di Dybala, ma arriva da un errore gravissimo della difesa del Lecce, che in ripartenza regala la palla a Dybala al limite dell'area. Poi c'è il classico rigore di Cristiano Ronaldo, terzo rigore in quattro partite per la Juve. C'erano tutti, però sono tre rigori. E poi Lecce l'ha sbaraccato, come si può dire, no? La stanchezza, il fatto che ormai sei sotto in inferiorità numerica, Lecce non ha più retto e la Juve ha iniziato a dominare la partita, a chiudere Lecce nella propria area di rigore e sono arrivati altri due gol. Da segnalare, Higuaín che appena entrato ha subito segnato, anche lì. Aiutato da un passaggio del Lecce, perché il tacco di Cristiano Ronaldo aveva preso il difensore del Lecce, che poi ha calciato servendo involontariamente Higuaín solo davanti al portiere. Per cui sì, la Juve ha vinto 4-0, però c'è tanto, secondo me, aiuto da parte del Lecce per tanti errori individuali e anche un campanello d'allarme perché la Juve non ha giocato bene. Ha segnato 4-0, ma il Lecce è rimasto in inferiorità numerica dopo metà primo tempo, per cui con questo caldo, con le partite ravvicinate, con la rosa ristretta del Lecce, ci poteva stare. Anzi, la Juve ha fatto il primo gol troppo tardi. La Juve vince, allunga sulla Lazio, ma dal punto di vista del rendimento della partita, secondo me, non benissimo. Non benissimo. Il risultato è molto bugiardo. La Juve ha fatto molta più fatica di quanto dica il risultato, e anche in difesa ha rischiato perché nel primo tempo, quando Lecce è rimasto a parità numerica, ha più volte creato dei pericoli a Szczęsny, è andato più volte vicino al gol. Però l'importante della Juve era vincere, allungare, mettere pressione alla Lazio che giocherà contro la Fiorentina. Il gap si allunga per la Lazio. Certo, da una parte per la Lazio vedere la Juve non giocare così bene è sicuramente incoraggiante, ma adesso contro la Fiorentina bisogna vincere e non è facile viste tutte le assenze. E tu che ne dici? Scrivi un commento qua sotto. Ciao, alla prossima!